In questi giorni molti ragazzi hanno ripreso ad andare a scuola, seppur con tutte le difficoltà della situazione contingente, e quindi voglio cogliere l'occasione per tornare a parlare di questo tema che mi sta davvero a cuore. Ne ho parlato diverse volte sia sul canale Kikomori Italia sia su questo canale, perché sono convinto che finché non riusciremo a cambiare la scuola, non riusciremo a cambiare questa società. Questo potrà sembrare un discorso retorico e scontato, ma in realtà, nonostante più o meno tutti siamo d'accordo sulla centralità della scuola, questo sistema continua a essere obsoleto, continua a non riuscire a stare minimamente al passo con i tempi, ma soprattutto manca ogni volta l'occasione per rinnovarsi e riuscire a capire come mai il fenomeno dell'abbandono scolastico sia costantemente in aumento. Il rischio è che si arrivi nel giro di non molti anni a una sostanziale morte della scuola pubblica, con un conseguente rafforzamento del settore privato che cercherà di colmare quelle lacune e di superare quei difetti strutturali che la scuola ormai da anni, da decenni si porta dietro. Di questo appunto però ne ho parlato spesso in passato e in questo video mi voglio invece concentrare su quelli che sono i traumi psicologici che la scuola lascia nelle persone anche sul lungo termine. E mi riferisco ovviamente soprattutto alle scuole medie e superiori, dove l'ansia del compito in classe, delle interrogazioni e dove la paura, a volte il terrore di essere giudicato negativamente da un numero, porta le persone a sviluppare sentimenti di ansia e di angoscia che a volte si porta dietro per tutta la vita. E questo non è normale, la scuola non dovrebbe causare questo tipo di trauma di massa. E non è neanche vero che dovrebbe essere fisiologico sottoporre dei ragazzi giovanissimi a degli stress così acuti perché un domani si troveranno a dover affrontare nella società problemi ben peggiori. In realtà non funziona così l'evoluzione dell'essere umano. Affrontare una prova a una certa età, molto giovane, quando non si hanno gli strumenti, quando non si è neanche in grado di elaborare correttamente quel tipo di stress, è molto diverso che affrontare il medesimo pericolo in una fase avanzata della vita, quando magari appunto si hanno sviluppato più strumenti, più strategie difensive, maggiore resilienza. Il compito della scuola dovrebbe essere quello di educare e di aiutare i ragazzi a inserirsi in modo propedeutico, quindi graduale anche rispetto a quelle che sono le loro competenze sociali di partenza, all'interno della società che sappiamo essere ipercompetitiva, ma che non per questo dobbiamo anticipare nei suoi esiti negativi anche a ragazzi giovani e giovanissimi. E il fatto che la scuola generi nelle persone tutta una serie di traumi che fanno poi fatica ad essere superati nel corso della vita è testimoniato dal grandissimo numero di persone che anche dopo anni che hanno interrotto i propri studi scolastici continuano a fare sogni, o per meglio dire incubi, legati alla scuola. E seppur anche per esempio l'università è un contesto molto stressante, dove l'ansia di esame sicuramente non è minore rispetto a quella di una verifica o di un compito in classe, il numero di traumi psicologici che rimangono legati al periodo universitario sembra, da quello che ho potuto osservare io, minore rispetto a quello che invece si lega alla scuola superiore o alle scuole medie. A testimonianza appunto che conta anche l'età in cui si vivono determinate sfide, determinate prove. I bambini e gli adolescenti non sono adulti in miniatura. Si tratta di una fase di sviluppo psicologico diverso, che quindi richiede un approccio pedagogico ed educativo differente. E che esporre ragazzi giovani e giovanissimi a queste fonti di stress può essere davvero rischioso per il loro sviluppo. Tramite le mie storie Instagram vi ho chiesto se fate ancora degli incubi sulla scuola nonostante non vi andiate più da anni e mi sono arrivate tantissime testimonianze, ne riporto solo alcune. Angelo per esempio scrive: "Ciao Marco, sono un ragazzo di 22 anni e sto per discutere la mia tesi triennale in filosofia, quindi sono quasi 4 anni che non frequento più il liceo. Tuttavia, con molta regolarità, circa una o due volte al mese, faccio incubi riguardanti i miei anni alle superiori." Francesca: "Ho finito il liceo da 8 anni, mi sono anche laureata in ingegneria, ma faccio sempre lo stesso sogno. La prof vuole interrogarmi e io ho un libro intero da recuperare." Giulia: "Il sogno è sempre lo stesso. Sono la me stessa di adesso, cioè la me che ha molti più anni di quando andava alle superiori e mi ritrovo in classe con i miei ex compagni. Sta per iniziare la lezione e la professoressa non è ancora arrivata, ma arriverà tra pochissimo. Il compagno di banco davanti a me si volta e mi dice: oggi interroga, hai studiato?" E io dico: porca miseria, sono anni che non studio questa materia, non ricordo niente. Nel sogno sono molto angosciata e non so cosa fare."
Mi sono diplomata 7 anni fa, dice Irene. Ho una laurea e sto studiando per prendere la seconda. Tuttavia mi trovo ancora a fare incubi terrificanti riguardo le interrogazioni del liceo. Spesso mi capita di sognare di essere l'unica in classe a non sapere le cose e a fare figuracce davanti a tutti. Tutte queste testimonianze e le tante altre che mi sono arrivate e che non ho riportato testimoniano come i sentimenti di ansia, di angoscia, di terrore legati alle superiori continuino a condizionare la vita di una persona, soprattutto a livello subconscio, quindi manifestandosi spesso nei sogni, ma avendo delle ripercussioni inevitabilmente, anche se non ne siamo consapevoli, sulla vita di tutti i giorni, continuano a persistere per anni e diventano degli incubi ricorrenti. In particolare, l'evento più stressante in assoluto riguardo alle scuole è ovviamente l'esame di maturità. Anche da questo punto di vista ho ricevuto diverse testimonianze di persone che continuano a sognare, anche dopo molti anni che hanno compiuto l'esame, di doverlo rifare per diversi motivi. Benedetta mi scrive: sogno molto spesso di dover rifare la maturità perché la mia non è valida e nel frattempo mi sono ovviamente dimenticata qualunque cosa spiegata alle superiori. Ho finito le superiori da un anno, ma da allora il sogno ricorrente riguarda la maturità e in particolare nella seconda prova scritta. Un giorno mi arriva a casa una lettera da parte del mio liceo dove mi si dice che il mio esame di maturità non è valido, è stato annullato, ma non solo, che tutto il percorso fatto al liceo scientifico è da rifare. Però c'è un sogno in particolare, legato alla maturità, che è il motivo per cui ho deciso di fare questo video, che io stesso compio in modo ricorrente e che, per la sua particolarità, pensavo fosse un qualcosa che riguardava solo me. Un giorno però ho deciso di raccontarlo sulla pagina Facebook di Kikomori Italia e mi sono reso conto, con grande stupore, che tantissime altre persone facevano il mio stesso identico sogno. Il sogno ha una dinamica un po' particolare, perché non si tratta esclusivamente di una situazione di angoscia legata a un'interrogazione, a una verifica o in generale al contesto scolastico delle superiori, ma appunto ci pone in una dinamica particolare, ovvero quella di essere degli studenti universitari, ma di trovarsi per qualche ragione a dover rifare simultaneamente l'ultimo anno delle superiori. Cioè, nel mio sogno, mentre sono regolarmente uno studente iscritto all'università, mi trovo costretto a dover passare l'esame di maturità, altrimenti rischio che mi si annulli anche il mio percorso universitario. E questo tipo di sogno mi sono accorto appunto che anche dalle vostre storie è qualcosa di comune. E quindi mi sono chiesto: cosa può significare questo sogno? Esprime forse un certo tipo di ansia particolare? In realtà è difficile da dire, perché l'interpretazione dei sogni non è facile e ci sono persone che studiano apposta per essere in grado di interpretarli correttamente, ma diciamo che io mi sono fatto una personale idea di quello che significa questo sogno. E dal mio punto di vista è un sogno emblematico di quella che è la principale angoscia che ci attanaglia in questo periodo storico, ovvero l'angoscia di rimanere al passo con quelle che sono le tappe che dobbiamo completare a una determinata età, e l'ansia anche della burocrazia, ovvero che qualcosa vada storto e anche se noi non c'entriamo niente, questo nostro processo di completamento per tappe della vita fallisce e ci ritroviamo improvvisamente a doverlo ricominciare da una tappa precedente. E questo, secondo me, esprime proprio tutta la paura che noi riponiamo su questa corsa a tappe che devono essere completate a determinate età della nostra vita e che non possiamo permetterci di saltare, che non possiamo permetterci di fallire. E se per qualsiasi motivo ci troviamo a dover regredire ad una tappa precedente, allora ecco che ci sentiamo inevitabilmente falliti, ci sentiamo smarriti, confusi. E c'è anche questo senso di disagio dato dal fatto che le cose non tornano, che le cose non sono lineari come ci sono apparse nella nostra mente, e che tutto questo ci genera una sensazione di non controllo, una sensazione che non siamo più in grado di controllare in modo quasi ossessivo le variabili della nostra vita. E allora siamo in quinta superiore, ma allo stesso tempo siamo universitari. Questa cosa è incomprensibile per il nostro cervello, ed essendo incomprensibile genera un tipo di angoscia che non sappiamo gestire. E seppur non sia niente di particolarmente pericoloso per la nostra incolumità, come può essere un mostro, un assassino, personaggi che magari infestavano i nostri incubi quando eravamo piccoli, quando siamo adulti la cosa che ci fa più paura di tutte è proprio questa: la paura di perdere il controllo sulla nostra vita, sulla propedeuticità delle tappe che abbiamo già conquistato e che abbiamo messo come assodate, come base
per il nostro futuro. E se per caso questa conseguenzialità, che non è naturale ma è puramente un costrutto sociale, salta per qualsiasi motivo, ecco che per noi crolla tutto. Crolla un castello che ci costruiamo tutti i giorni della nostra vita e che ci convince sostanzialmente e allo stesso tempo ci rincuora del fatto che stiamo correndo alla giusta velocità, che stiamo andando al ritmo degli altri o addirittura superiore agli altri, e questo è quello che la società si aspetta da noi. Se volete approfondire l'argomento, ne ho parlato in passato spesso della cosiddetta paura del tempo perso, un tema centrale per quanto riguarda il fenomeno degli hikikomori, ma in realtà un tema che ci riguarda più o meno tutti. Tutti in questa società abbiamo l'ansia di perdere tempo, l'ansia di tornare indietro, l'ansia di regredire. Quest'ansia che, a prescindere da quello che abbiamo raggiunto, ci dice che potremmo fare di più, che forse potremmo correre un po' più veloce, che forse non ci stiamo impegnando abbastanza. Questo tipo di ansia ci viene insegnata ad averla fin dalle scuole. Fin da quando siamo bambini veniamo educati a dover mantenere il ritmo, a dover superare le tappe della vita, a dover stare al passo di questa corsa. E questa angoscia che noi proviamo fin dalle prime interrogazioni, dai primi esami alle scuole medie, a volte addirittura già alle elementari, si accumula e ce la portiamo dietro anche nella vita adulta. E anche se non ci ricordiamo quasi più niente del mondo della scuola, quello che ci rimane è l'angoscia, la paura che vivevamo quando eravamo in quegli anni. E tutta quell'angoscia che piano piano è andata a seppellirsi nel nostro subconscio riaffiora attraverso gli incubi notturni. Come sempre, se vi è piaciuto il video lasciate un like, se non vi è piaciuto lasciate un dislike. Grazie in generale a tutti per il supporto, ci vediamo al prossimo video e a presto.